sound line. Weapons release in 5-2 seconds. Capox per qui Citadel. I radar nemici sono attivi, quindi resta a bassa quota nei canyon per evitare che ti trovino. È un'operazione segreta, quindi è cruciale essere invisibili. L'altimetro sul LAD ti avvertirà se voli troppo alto. Se superi la quota di sicurezza e vieni individuato, dovremo annullare la missione. Capitano, vola radente al suolo. Abbiamo un'unica possibilità. Capo Ox è qui Citadel. Ti ho inviato le informazioni sul bersaglio sulla mappa tattica dell'ERS. Procedi verso la tappa e resta in attesa di ordini dal Pentagono. Sei ampiamente sotto la quota di rilevamento radar. Inizia pure l'attacco al bersaglio. Stamane le Nazioni Unite hanno tenuto un vertice d'emergenza presso la sede temporanea di Zurigo per votare l'annullamento degli accordi di Reykjavik. Gli accordi, ratificati all'inizio del 2012, hanno dato inizio all'era delle società militari private, che ha raggiunto il culmine quest'anno con la guerra del Sud America, successivamente sfociata nel breve ma devastante conflitto tra l'Artemis Global Security e gli Stati Uniti. Il conflitto, durato meno di 72 ore e che si stima abbia causato oltre 40.000 vittime tra i cittadini statunitensi in tutto il paese, è stato il più letale attacco di una potenza straniera sul territorio americano nella storia della nazione. Nel discorso tenuto alla sede dell'ONU, il presidente Sullivan ha dichiarato che l'era degli eserciti mercenari extranazionali senza legge è finita. Con l'annullamento degli accordi, le PMC saranno costrette al disarmo delle loro truppe e ad accettare solo contratti per supporto e logistica di basso livello, come all'inizio del secolo, oppure a uscire di scena. In seguito al conflitto con gli Stati Uniti, l'Artemis Global Security ha cessato di esistere a tutti gli effetti. Continua la caccia all'uomo per trovare Adrian De Winter, amministratore delegato dell'Artemis e i membri del CDA della società, scomparsi subito dopo le vicende di Los Angeles. Funzionari dell'Interpol assicurano che i fuggitivi verranno catturati, ma a causa delle clausole extraterritoriali riportate negli accordi di Reykjavik, gli esperti legali si dicono dubbiosi sull'eventualità che Adrian De Winter e i suoi soci vengano finiti come mezzi. Tutto bene, sei quasi arrivato. Lancio missile. Ecco qui, signore e signori, come si ammazza con un missile. Bersaglio agganciato. Bersaglio a terra distrutto. Colpito, colpito. Unità di terra distrutta. Allarme strutturale. Abbandona subito la zona. Allarme strutturale. Commission, qui chiedi. Missile a sé. Edge non ha confermato il bersaglio. Ha libertà d'ingaggio. L'hai agganciato! Bersaglio colpito in pieno. Citadel conferma che il nascondiglio di De Winter è stato distrutto. Nessun sopravvissuto. Assistenza. Bastardo se l'è cavata con poco, per quanto mi riguarda. De Winter e i suoi soci erano responsabili di parecchie cose. Almeno siamo sicuri che non creerà più problemi al mondo. Missione compiuta, Crescio. È ora di tornare a casa. Stallo.